Ciao a tutti, oggi vi voglio proporre una ricettina molto particolare, si tratta dell'omelette proteica di soli albumi e semi di chia, quindi un piatto veramente ricco di proteine, gustoso, molto energetico e infatti questa sarà la mia cena al rientro dalla palestra, quindi post workout. Per realizzare la nostra omelette ci occorreranno circa 6-7 albumi, un cucchiaino di semi di chia, sale quanto basta e il condimento lo dovrete scegliere voi a piacere. Io in questo caso vi do quest'idea, quindi io ho scelto questi ingredienti secondo i miei gusti: rucola, bresaola, spinaci, certosa light, olio extravergine d'oliva. Mi sono documentata, e questa è una recente scoperta, infatti mi sono innamorata tantissimo dei semi di chia, appunto come vi dicevo ho fatto qualche ricerca su internet e ho scoperto che hanno tantissime proprietà energetiche e fanno benissimo alla salute. La prima cosa da fare sarà ovviamente dividere i tuorli dagli albumi. Gli albumi li andremo a mettere in una ciotola bella capiente, mentre i tuorli li andremo a versare in una scodellina e li metteremo da una parte. Potranno servire magari per fare qualche crostata o ad esempio per preparare in seguito qualche crema pasticcera, quindi non vanno assolutamente buttati. Ora ai nostri albumi aggiungeremo un pizzichino di sale, sempre secondo i vostri gusti, e un cucchiaino di semi di chia. Mescoliamo energicamente fino a creare un composto spumoso, eccolo qui. Gli albumi ovviamente non dovranno essere montati a neve fermissima, ma dovranno essere montati per almeno, diciamo, 5 minuti consecutivi. Quindi forza col forza di braccio. Ai nostri albumi andremo ad aggiungere adesso anche la rucola sminuzzata, sostituibile benissimo con del prezzemolo, quindi anche questo secondo i vostri gusti, e mettiamo da una parte. Ora ci occuperemo della padella. Io utilizzo una padella in pietra del diametro di 26 cm, unta con poco olio e vedete faccio questo movimento con lo scottex in modo da assorbire l'olio in eccesso. Andremo a riscaldare per bene la padella sul fuoco medio. Poi versiamo il composto, abbassiamo la fiamma, quindi dovrà cuocere a fiamma bassa. Copriamo e lasciamo cuocere per circa 5-7 minuti. Dopo, quindi trascorso questo tempo, controlliamo, vedete, con una spatolina il fondo e se ha quel colore e questa consistenza sulla superficie vuol dire che è pronta per farci. Per cui andremo ad aggiungere il condimento che abbiamo scelto a piacere al centro della nostra omelette. In questo caso certosa light, bresaola, spinaci, altra certosa, perché io la faccio bella carica, bella ricca, che ho moltissima fame al rientro dalla palestra. Chiudo bene con l'aiuto di due spatoline e fermo con una spatola, fermo al centro tenendo appunto premuto un po' in modo tale che i due lembi dell'omelette aderiscano per bene. Spegniamo la fiamma, copriamo e lasciamo così al caldo per almeno 5 minuti. Ed eccola qui prontissima la nostra omelette proteica di soli albumi, pronta per essere gustata appunto. È fantastica, io da quando ho scoperto i semi di chia e da quando ho scoperto che si possono realizzare l'omelette soltanto con gli albumi sono rinata, vi giuro, è un ottimo pasto post workout, lo dovete provare ragazzi e mi direte che insomma avevo ragione, a me piace tantissimo perlomeno, io vi dico le mie impressioni appunto secondo i miei gusti e questa insomma ne vado pazza. Ecco, adesso vi mostro anche il pezzettino che sto per gustare, infatti fra poco ci sarà anche la prova assaggio in diretta. Guardate quanto è bella carica, bella ricca, super energetica, buonissima. Non vi ho detto una cosa, scusate, gli spinaci li dovrete lessare o li potrete cuocere anche nella padella con un filino d'olio e poi una volta cotti li dovrete strizzare per bene dalla loro acqua perché altrimenti poi rilascerebbero troppi liquidi e ammorbidirebbero troppo la superficie dell'omelette. Ecco la prova assaggio, la parte migliore in assoluto per me. Ecco, le mie labbra hanno detto buonissima. Spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, vi mando un grandissimo bacione e ci rivediamo ai prossimi video. Grazie per aver visto questo video. Ciao!